Allora, questo video nasce perché sì, perché io adoro i giochi Nintendo, ok? Io ho sempre giocato ai giochi Nintendo e quindi quando ci sono delle notizie sui giochi Nintendo, io ho il bisogno fisiologico di doverne parlare. Quindi bisogna parlarne, perché sì, è uscito un leak importantissimo. Nel 2020 potremo vedere un nuovo Metroid, però 2D, e il ritorno di Paper Mario. Ma vi rendete, cioè, guardate solo la mia faccia all'annuncio, a questo leak, a questo... Queste sono notizie troppo importanti ed è per questo motivo che ne dobbiamo parlare qui al Frankie News, la serie che vi tiene costantemente aggiornati sulle news videoludiche e tecnologiche. E poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG. E parliamo di questo Paper Mario, parliamone, ma parliamo anche di Metroid, ma parliamo di Paper Mario. Paper Mario, che bella saga videoludica, è iniziata sul Nintendo 64 con appunto il primo titolo, ovvero Paper Mario, anche se molti dicono che in realtà c'era un titoletto prima chiamato Paper Mario. No, quello è Mario RPG ed è un gioco abbastanza discutibile. Noi però parliamo di Paper Mario, quello fatto in cartone, in paper appunto. Molto bello, un titolo veramente stra interessante. Uno di quei classici giochi che vi farebbe veramente dire: ma questo non me lo aspettavo da Mario. Cioè, questo non è un gioco di Super Mario, questo è un gioco più profondo. Infatti lo è. Paper Mario è sempre stata una saga molto ma molto interessante, che ha sempre saputo prendersi gioco da sola e allo stesso tempo riuscire ad introdurre meccaniche nuove e divertenti. Trame non banali, con colpi di scena, con l'utilizzo addirittura di un roster di personaggi veramente enorme, proveniente naturalmente da tutto il mondo di Super Mario, e che nel corso degli anni si è spostata sempre di più sulle varie console, da quelle casalinghe a quelle addirittura portatili. Con Paper Mario, il portale millenario, su Nintendo GameCube, secondo me si è raggiunto l'apice della serie. Un gioco che ancora ad oggi è invecchiato benissimo, perché se lo guardate sembra veramente un gioco normale di oggi. Potevano veramente farla la remaster, il remake su Switch, non mi sarebbe dispiaciuto affatto. Comunque sia, bello, uno di quei classici giochi dei combattimenti a turni, ma in passato, perché giustamente quando dici squadra che vince non si cambia, no, Nintendo deve cambiare. Cambia in un certo senso andando su uno stile un po' più action adventure con Super Paper Mario, in uscita su Nintendo Wii, che naturalmente, siccome è su Wii, che non lo vuoi fare un gioco dove devi utilizzare il Wiimote a manetta, ecco, allora usiamolo. E quindi dovevi usare il Wiimote per 350.000 cose da fare, tra cui soprattutto shakerare shakerare il tuo Wiimote per trasferirti dal 2D al 3D. Cioè, il gioco faceva molto utilizzo di questa simpatica funzione, dove appunto il mondo di gioco era tutto in 2D, ma per un po' potevi andarci anche in 3D. Bella funzione, vabbè, simpatico, ma è stato comunque il gioco anche lì con un'impronta veramente di trama che non sembrava Super Mario. Cioè, voi dicevate: ma questa roba, ripeto, non mi sembra Super Mario, ma che gioco è? È un altro gioco. E invece era proprio Super Paper Mario. Poi però La disfatta, perché arriviamo al periodo del 3DS. Che bello il 3DS, no? Bello il 3DS, no? Bello, bello. Però non potete fare certe tipologie di giochi, come ad esempio Paper Mario Sticker Stars. Perché? Perché è un gioco dove bisogna usare gli adesivi per combattere. Gli adesivi. Cioè, veramente, anche lì la trama è riscesa a livelli invece ordinari. Sembra che Mario e compagnia bella si siano di nuovo rimbambiti. Classica trama. Passano il tempo, passano gli anni. Wii è bella che è sparita e arriva un successore incredibile dal grande successo commerciale, Wii U. Wii U troviamo invece Paper Mario Color Splash. Allora, qui devo dire, non mi è dispiaciuto il gioco, è bello, simpatico, colorato, perché fa gioco dei colori. Devo dire, mi è piaciuto anche il fatto che c'era questa sorta di struttura finta open world,
io comunque soffrivo della mancanza dell'open world esplorabile che c'era nel primo Paper Mario. Cioè, voi vi rendete conto? Su Nintendo 64 avevamo un mondo esplorabile completo, su GameCube idem, scordatevelo su Wii e su Wii U e su 3DS, perché che andiamo avanti? No, torniamo indietro. Comunque, Paper Mario Color Splash introduceva un'altra grande funzionalità simile a quella di Sticker Stars, ovvero il combattimento a carte. Era una partita ad uno praticamente, cioè tu non dovevi fare nulla se non scegliere la carta giusta, mandarla nel momento giusto, e che divertimento, vero? Vabbè, niente. Ma perché allora ci hai fatto tutto questo pippone incredibile sulla storia di Paper Mario? Perché adesso ci arriviamo. Un recente leak da parte di un insider che, ragazzi, le ha sempre azzeccate tutte, cioè non è che ne ha sbagliato, le ha sempre azzeccate tutte, addirittura ha indovinato tutti i titoli indies, cioè che sono quelli che gliene frega niente a nessuno, cioè gli indie che arrivano su Nintendo Switch. Lui li ha previsti tutti, lui li ha predetti tutti, è il Nostradamus della Nintendo. E lui che cosa ha detto? Che nel 2020 avremo il ritorno di Paper Mario come alle origini. Ma voi vi rendete conto? Ma questo è un colpo al cuore per me. Io esplodo, perché innanzitutto era già da anni che io volevo un ritorno di Paper Mario su Switch, perché Switch, sinceramente, abbiamo capito che è la console definitiva di Nintendo. Hanno trovato, secondo me, la loro formula ideale, portatile ma fissa. Poi, certo, ci sono quelle persone che purtroppo si comprano la Switch Lite. Non possiamo risolvere tutti i mali del mondo, però la Switch in sé per sé è la console definitiva. E quindi, avendo comunque una certa potenza grafica, perché ricordiamoci che c'è un gioco Breath of the Wild, così, un giochino da niente, e Mario Odyssey, anche quello, un giochino da niente, mi immagino che cosa possono riuscire a tirar fuori con l'effetto cartonato, che non è che ti richiede tutto questo grande sviluppo grafico, su Nintendo Switch. Sarà un titolo bello? Me lo auguro. Sarà un titolo con una trama profonda? Me lo auguro. Io vorrei veramente che sia una sorta di continuazione, non di trama, però un filone spirituale del primo Paper Mario, o al massimo del secondo Paper Mario, ovvero The Thousand Year Door, quindi il portale millenario, perché erano secondo me quelli più belli, quelli dove veramente dovevi studiarti i combattimenti, dove se eri sotto livello erano cavoli tuoi, dove se non avevi i giusti strumenti erano cavoli tuoi. Quindi era un titolo veramente molto molto bello, anche abbastanza longevi, perché comunque duravano secondo me quelle 20-30 ore di gioco, se non poi di più se volete avere il 100%. E quindi secondo me ad oggi serve un Paper Mario, perché è un Paper Mario che potresti portarti appunto in mobilità, anche per chi ha la Switch Lite, però vabbè, e allo stesso tempo potresti benissimo prendere, spaparanzarti sul divano e vedertelo sul tuo bel televisorone. Quindi secondo me ci serve assolutamente un Paper Mario nel 2020, proprio per questo motivo. Manca quel gioco di combattimenti a turni che soltanto Mario e Luigi, che però sono sempre rimasti relegati su console portatili, quindi sul DS, anzi sul Game Boy Advance, sul DS e sul 3DS, che voglio su Switch, ci voglio giocare su Switch, quindi voglio anche Mario e Luigi portati su Switch. Fate una Mega Remaster Collection Pack e me lo mettete su Switch. Comunque, per me, per Mario, deve arrivare nel 2020, anche se non mi sarebbe dispiaciuto, e forse magari perché no, lo potremo vedere, lo potremo sapere con un teaser. Io vorrei vedere Super Mario Sunshine. Voglio rifatto, rimigliorato, magari anche con contenuti nuovi, perché è l'unico Mario che non si sono ancora filati, cioè tutti gli altri in bene o male sono tornati, no? Perché Mario Galaxy tornava su Wii U in versione un po' più HD, Mario Odyssey ce l'abbiamo su Switch, Mario 64 era addirittura tornato su Nintendo DS. Quindi tiriamo fuori Mario Odyssey, tiriamo fuori Mario Sunshine, per favore, face to face proprio, no? Face to face. Vabbè, comunque questa digressione è durata forse anche troppo. La morale è questa: voglio Paper Mario nel 2020. Penso che Paper Mario nel 2020 sia un successo. Perché? Perché c'è bisogno di un gioco come Paper Mario. C'è bisogno di quell'atmosfera comica,
cartunesca, a mo' di cartone letteralmente, e soprattutto con quello stile di combattimenti a turni che farebbe veramente pietrificare persino Final Fantasy. E l'ho detto. Ah, detto questo però, c'è anche Metroid. Anche lì, mi dispiace, cioè, vorrei però Metroid 4. Però, sai, se nel frattempo possiamo avere un bel titolo 2D o magari 2.5D, non mi dispiacerebbe anche lì. Ma la vera domanda che io faccio a voi e che dovrete rispondere nei commenti è: secondo voi questo leak, questo insider, questo Nostradamus ci ha preso oppure no? È vero oppure no? La risposta la lascio a voi nei commenti, perché no, anche nei video risposte. Fate ciò che volete. Detto questo, spero però che questo video sia stato di vostro gradimento. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Basta proprio cliccare qua sotto sul tasto iscriviti e sulla campanellina per continuare a seguire gli aggiornamenti su tutti i prossimi video. Noi ci vediamo però anche sugli altri social, come ad esempio Instagram, Le Avventure di Franky, Twitter, Le ADV di Franky, e Twitch, Le Avventure di Franky, dove sono in streaming da lunedì al venerdì dalle 18:30. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, dritto per dritto.